Oh, grazie signor Ciku di questo tè, è molto rinfrescante. Bevi tutto, veramente è un lusso questo tè. Guarda, se non fosse per la puzza di cacca di uccello sarebbe quasi perfetto. Ma li faccio uscire, dai, li faccio uscire. No, sono? No, chiudi, lasciali dentro perché fanno un puzzo. Quando apri quella cosa un puzzo, però guarda, grazie, grazie, perché ti sento pure l'odore. Ci voleva questa cosa, ci voleva, perché boh, mi sono sentito un po' smarrito poi con questa cosa, che io mi ricordo le cose, voi non vi ricordate niente, mi sento male, mi sento strano. Invece questo tema è un po' risollevato. È molto rilassante, vero? Mi ha rilassato, sì. Guarda che a me sta cosa non mi convince, perché una faccia come quella del signor Ciku me la ricorderei, guarda qua. Lo so. Ma ragazzi, magari boh, inizio a pensare, magari è stato tutto una visione, qualcosa che ho avuto io, magari un sogno. Però aspetta, forse ho capito, hai fatto qualche cosa, tipo attività che ti ha stressato molto ultimamente? Allora, sì, sono stato una settimana senza fare la cacca, quindi poi quando l'ho fatta alla fine... Sforzato un po'. È successo. Quante volte ti ho detto di mangiare le prugne? Comunque il tè è stupendo, Ciku, veramente, guarda. Posso bere anche il tuo? No, l'ho già bevuto, era stupendo. Buonissimo, complimenti. Aspettatemi un attimo, perché vedo che c'è un signore lì che ci fissa. Un attimo, arrivo ancora subito. Ancora lui? Sì. Buongiorno, vuole qualcosa lì? Salve. Sì, sto controllando le tazzine da criminale. Cosa ho fatto da criminale io adesso? Stavo bevendo il tè. Cosa ho fatto? Non fare il finto stupido. No, e tu non fare lo stupido vero, che cosa stai dicendo? Guarda che io ho visto te e il signor Piadino che facevate contraffazioni con le piantagioni. Contraffazioni con le piantagioni? Ma sì, la notte, io lo so, voi fate le cose sconce con le piantagioni. Allora, prima di tutto non si permetta di fare queste accuse, signora Alexu. Guardi, lei sta sforando. Non posso fare accuse, provate. Aspetta, lascia fare a me. Fermo. Mamma mia, avvicinati. Scusa, posso vedere anch'io queste foto? Perché... No, avvicinati alla sua bocca, avvicinati. Ah, puzza di vino, dai, è ubriaco. È ubriaco. Ma non è vero, non sono ubriaco. Non dite così. Signor Alexu, passi al tè, è meglio. Senti. No, tutte le foto. Mi fai vedere queste foto per favore, così sì, posso dire. Qua, nel mio telefono ultimo modello, 2021. Ok, allora fammi vedere. Sì, effettivamente si vede io e Piadina che sembra che stiamo coltivando dei piselli secchi. No, quello lì è il signor Piadino, sono sicura. Piadino, sì, il signor Piadino. Vedo un attimo sotto alla luce, che qua c'è un po' buio, va bene? Vado qui. Sì, però guardi, Ciku, ce l'hai della lava? Devo inviarla. No, c'ho questo, illudo un po', vai. Ma l'hai visto? L'avevo letto anche sul giornale. Questo genere combustione spontanea. Combustione spontanea. Sì. Non è vero. Ma sì, no. Guardati. Quando fai più di due foto va a fuoco. Io ti ho salvato la vita, perché se quello ti spaccava fuoco in tasca, tu eri spacciato. No, grazie. Prego. Poi con tutto l'alcol che c'è in corpo andavi a fuoco pure te. Mi sento anche di darti un consiglio, signor Alexu. Se vedi movimenti strani dietro casa tua, coltivazioni, piselli secchi, sacchi di torba, ecco, roba del genere, fatti gli affari tuoi, ok? Perché... Ma che cos'è, una minaccia? Sì, è una minaccia. Come osa minacciarmi? Con tutto il vino mia? Che hai in corpo, se io ti metto fuoco, porca miseria, bruci per una settimana, ok? Non è vero, sta mentendo. Vogliamo provare? No, non voglio provare, grazie, arrivederci. Russa via, Luridone. Rompiamo le finestre, adesso che possiamo, vai. Domazzo, No. Atti di vandalismo, no. Poi arriva la polizia e rompe le scatole. Anna, vatti a fare un tè a casa nostra. Brava. Sì, vai. Ciku, prepara una fionda gigante con delle pietre giganti per stanotte. Stanotte gli scassiamo tutti i vetri. Me la vado a organizzare, aspettami. Stai in casa, ok? Che qua è brutto pericolo. Sarà meglio, guarda te. Adesso vado a controllare il mio business di piselli lì dal signor Piadinu. Tutti i miei fiorellini, questo fiorellino è rosa, questo è giallo. Non urlare così queste canzoni, che brutte che sono. Salve la Ioniu, questa. Non urlare, Chiedo scusa. Ti stacco le ossa e ti picchio forte. No. Ti metto sotto con il tuo tagliaerba. No, quello fa malissimo. Ti trasformo in concime per allodole. Ma scusi, ma chi è lei per minacciarmi così? Sono il tuo socio. Tra l'altro ho dovuto fare un lavoro di controspionaggio. C'era quello lì. Lo vedi lì? Alexu, ci sta guardando? Sì, ci sta spiando di nuovo. Praticamente gli ho bruciato il telefono perché ci aveva fatto delle foto di coltivazione di piselli contrabbando e non va bene. Tutto quello si chiama la polizia, sono rovinato, questa è abusiva. Vieni a vedere, guarda come ci ho lavorato stanotte. Fammi vedere, che bello, sono proprio belli. Sì, posso moltiplicarli di almeno 100 volte. È meglio se non lo facciamo per il momento, perché potrebbe vedere quello lì infame là dietro, è meglio di no. Ma...
Scusa, ho notato una allora, cosa. Allora, sì, te ne volevo parlare. Allora, lo vedi quello là sopra? Io non so chi sia, non è mai sceso, è lì chiuso in casa da solo. Io lo so. Ma state parlando di me, no, per caso? No, no, no. Sembra indifferente, ma è stra-invadente proprio. Sì, sì, mi fissa, però non si muove, non parla, è lì fermo, guarda. Non lo guardare, non lo guardare, che poi ci parla di nuovo quello là, aspetta. Aspetta, guarda, sì, adesso lo guardo. Mi abbasso. Guarda, lo guardo e lui parla sicuro, guarda. Oh, perché mi guardate? Non sto guardando, sto guardando il cielo. È blu, il cielo è sempre più blu. Ma chi è? Ma tu lo conosci? Non lo so, era il mio coinquilino, ma non sono mai visto, non è mai sceso. Ah. Quindi è uno tipo un po' misantropo, sta spesso a casa sua chiuso. Sì, non so cosa voglio dire, ma fa schifo, quello sì. Vuol dire che, non vuol dire che fa schifo, vuol dire che sta molto da solo. Un povero fa schifo, fidati. Ma lui fa schifo, forse, non lo so. Sì, tantissimo. Ti dispiace se andiamo tipo a dare una sentita, cioè un orecchio? Però precauzione, massima precauzione. Ok, tu resta dietro, ci vado io. Ti seguo. Ok, seguimi da lontano. Aspetta. Buongiorno. Buongiorno, sì. Che fate con il mio giardino? Non è il suo, è di Piadino anche. Però possiamo salire un attimo, cioè posso salire certo, io? Entrate, c'è la porta sotto. Ok, ma questo entra, cioè la sua entrata è da casa tua, c'è la scala sì, da però casa c'è tua. Mai passato, non è mai uscito di casa questo. Cioè, ma se lui volesse durante la notte potrebbe scendere, magari anche toccarti. Mentre dormo, che schifo, non voglio, io voglio cambiare casa. Senti, rilassati un attimo col taglia, cioè in piscina, in sì, piscina. Ci penso, faccio un tuffetto, ecco. Vabbè, qua. Io vado, tanto non sarà mica pericoloso, cioè una persona sembra anche tranquilla. Permesso, posso salire? Ma buongiorno, salga pure. Vieni. Buongiorno, ma io mi ricordo di te. Tu eri tipo nell'angolo della strada con la tenda, ti ricordi? Senza io casa. Io ero alla fine della strada Pagù. Con la tenda con il mio fuocherello. Te lo sì, ricordi? Sì, ci sì. siamo già incontrati. Certo, e poi ti sei stabilito qua invece, sei stanziato. Piccolino. Effettivamente ho comprato questo appartamento con il mio coinquilino Piadino. Ma lui dice che non ti sei mai fatto vedere, che praticamente non ti conosce neanche. Carina la casa. Allora, sinceramente, io non sono mai uscito, ho paura. Hai paura dell'esterno? Agorafobia? Ho paura dell'esterno, non conosco nessuno, non saprei dove andare, con chi vado poi? Ma senti, ma sei una persona cioè nel senso, perché noi altri siamo tutti un po' già che ci conosciamo, tu invece non sei mai uscito. Non conosco nessuno, faccio fatica a socializzare. Ma ho capito io perché fai fatica, perché tu non c'hai i baffi sugli occhi, non vedi nulla, è quello il problema, Magari le persone non mi riconoscono poi. Capito, è difficile anche tenere a mente il viso, perché il viso non si vede. Senti, ti posso fare una richiesta gentile? Dimmi pure. Noi fuori stiamo facendo una coltivazione innocente di piselli secchi per uso personale, insomma li mangiamo così, molto buoni. Li cucinate, ho capito, va bene. Tu non per devi favore, dire niente cosa a nessuno. Stai facendo? Niente, ti sto minacciando, però tranquillo. Non ho visto nulla, io non conosco nessuno, non abito qua, tranquillo. Ok, ti ringrazio, sei molto collaborativo. Vabbè, senti, se vuoi io vengo a prendere, non so, uno snack da te più tardi nel pomeriggio, se va ti bene, fa piacere. Va bene, più tardi torna, dai, ti aspetto. Oh, fammi trovare qualcosa di buono da mangiare, c'ho voglia di... Sì, qualche barretta di cioccolato, okay. Va bene, dai. Ok, sì, vabbè, anche da bere, per favore, che Anna non me le fa comprare quelle cose dolci. Ciao, A più tardi, ciao. A più tardi, vabbè. Dai, non era, cioè, non era mica così. Oh, com'è andata? Com'è andata? È un tipo a posto, cioè, un po' riservato. Non è pericoloso la notte, quindi. Ma guarda, quello pericoloso è quello là. Che aspetta di fissare! Che sto fissando? Criminali! Io scoprirò tutto su di voi. Basta! È terribile, continua a stalkerarmi. Ma senti una cosa, non è che te mi metti nei casini, vero? Perché ok che ci siamo conosciuti, ma fine qui. Allora ascoltami, io te lo giuro, io e te ci conosciamo da anni, ok? Ma non vuole finire, oh, mi sta molestando. No, e soprattutto, ti giuro, no, nessun, fidati, non sei il mio tipo. Smettilo. Allora, da quella parte c'è l'alieno nella mia soffitta, te lo ricordi che te ne ho parlato? Più o meno, ma io non mica mi fido tanto. Allora, c'è un alieno nella mia soffitta e mi ha detto che vuole i piselli secchi, che mi spiega perché sono io l'unico che mi ricorda le cose. Mi sembra un buona presa in giro. Li ho preparati, basta che non mi fai arrestare. Vabbè, adesso appena maturano, che mi sembrano ancora un po' moscetti, appena diventano belli turgidi e secchi, allora ti li raccogliamo. Va bene. Sì, sì, va benissimo, va benissimo. Però sappi una cosa, mio amico. Sì, dimmi tutto. Per te non ci sarà niente. Tutti quei piselli sono per me, servono per l'alieno. Chiama la polizia. Perché chiami la polizia? Ti sto perché mi stai minacciando? Allora ti brucio se fai così, No. Chiama la polizia! Ti incendio! Chiama la polizia! Ti incendio! Polizia! Ma che cos'è? Polizia! Non è possibile! Polizia! Non è polizia! Polizia! Aiuto, che succede qui? Che succede qua? Che è successo? Ho visto un'aggressione in corso qui! Non sbaglio! Io sono... Lei è stato facendo l'aggressione, lei! Io sono un fiore! Non è un fiore! Ho visto! A cosa aveva in mano? Esca fuori! Niente, non avevo niente! Ma lei chi è? Scusi, posso chiedere? Ma questo cos'è? No! Guardi a me! Mi guardi! Sono bellissimo! È stato lui. Guardi, l'ho visto, è un criminale. Aspetti, guardi in alto, c'è un criminale che vola, super cattivo. Dov'è il criminale? Criminale, aia.
Ok, ok. Ci ha volato via il criminale. No, passava ancora un po' avanti e indietro. Terribile. Dove sì. Non lo so, non lo so. Volano un sacco veloce questi criminali oggigiorno. Mi sta distretto. Mi spieghi la situazione. Allora, ammetto. Aspetta, posso parlare un attimo col mio amico lì? Arrivo subito. 5 minuti, 5 secondi. Sei un idiota, sei un cretino, sei stupido. L'hai chiamato, scusa. Nella coltivazione. Ma non gli far vedere la coltivazione. Perché l'hai chiamato? Perché l'hai chiamato, imbecille? Scusa, perché mi hai minacciato? Mi sono spaventato. Sei un cretino, adesso ti do fuoco. Sì, è vero. Stupido, scemo, disgraziato. Scusa. Anna, che cosa è successo col poliziotto? No, ho sentito un po' di fracasso e poi ho visto la volante dell'agente Cicottu. Cicottu si chiama questo qua adesso. Cicottu, si dica subito. Allora, mi hanno inviato un messaggio del commissariato qua. Adesso ti strappo i baffi, basta. No, forza. Oh, ma come osi? Sono finti, fermo. Ma sono finti, Anna, su, non prendiamoci in giro. Ma questa è aggressione a pubblico ufficiale, per favore. Ma quello è Cico, che poi si fa chiamare Cicu e adesso Cicottu. Ma cosa devi arrestare? Ma smettila, ma cosa stai dicendo? Alza le mani subito, immediatamente. Fuori l'arma, esci l'arma, butta l'arma, buttala. Non ne ho armi. Siamo sicuri? Guardiamo dietro? Non è agente Cicottu, posso confermare per lui, non ha armi. Ha solo passato una settimana d'inferno. No, basta, è prigione. No, davvero. Non ha fatto la cacca per una settimana. Anna, tranquilla, posso, sono bravissimo a evadere, l'ho fatto un sacco di volte, vai a casa. Andiamo, signor Cicottu. Mi segua subito, corra veloce qua. Sì. Non faccia mostre stare dietro di me, non provi a scappare. Ma lei per caso vive qui? Cioè, giusto per chiedere. No, non vivo da nessuna parte, mi segua, tipo con la mia legge. Ma secondo me se io entro in quella casa non trovo più il mio amico Cicu, perché è uguale a lei. Io non conosco nessun Cicu, solo io Cicu sono. Secondo me questa è tutta una presa in giro. Aiuto! Ma che ha fatto? Ma cosa è successo? Ma ha buttato via cose? Cosa è successo? Oh, allora, prima di tutto, se non mi fai parlare, ti giuro che adesso muori, ok? No, mi scusi. Se lei sarà anche Cicottu poliziotto, ma se io mi giro le palle, divento la Ionottu che spatta Camarottu. E poi. Allora, prima di tutto, lei non è un vero poliziotto, è un farlocco. Perché aveva le granate in tasca, si sono staccati gli anelli e sono esplose. Beh, scusi, ma io non le so agganciare quelle. Si vede che non le sa agganciare. Allora, che scuola ha fatto di polizia lei? Il commissariato di polizia, quello internazionale. Il commissariato de Piselli Secchi ha fatto, ma si vergogna. Adesso andiamo in prigione. Adesso andiamo in prigione e la faccio arrestare per essere stato un pericolo pubblico per la società. Venga. No, di nuovo. Sì, sono già stato in prigione. Una volta. Mi dia subito la pistola. Forza. No, dai, è successo di nuovo. Andiamo, camminare. Vergogna anche. Che schifo. Uno come lei io veramente non l'ho mai visto e mai sentito. Cicottu poliziotto, ma che vergogna, cammini. Sono famosi tutto il mondo. Silenzio. Buongiorno sergenti, sto portando qui questo poco di buono. Diceva di essere uno di voi, ma io non ci credo neanche, perché voi sembrate delle persone tutte d'un pezzo, anche il signore qua fuori veramente. Ma Marco, mi riconosci? Silenzio, Marco non ti conosce. Allora, signor Marco, ecco, io la conosco bene. Lei è una persona che veramente ci sa fare con la legge. Uno che non si fa corrompere ed è soprattutto molto professionale. Sicuramente uno come lei non ammetterebbe mai nella sua unità un poliziotto che perde le granate sganciate dalle tasche. Mi scusi, ma ogni volta capita, Marco, diglielo, dai. Ah, già successo? Allora, cioè, qua dobbiamo chiamare qualcuno di più grande. Bisogna fare un'ispezione. A meno che i signori non acconsentano di metterlo in prigione. Perché questo mi sembra uno che... Non fatelo, ti prego. Vai lì con Fabrizio Perizio. No, Fabrizio, questo è un pazzo, questo, no. Liberami, Fabrizio, non fallo. Questo tocca tutto. Saluto, io vado adesso. Ci sentiamo tra un po' di tempo. Aiutami, liberami. Adesso ti così prego. Impariamo. Perché qua vogliamo prendere in giro il bastiano sbagliato. Non hanno mica capito niente. Io ho capito qua. Tutti vogliono prendere in giro. E anche Anna vuole farmi uno scherzetto. Baby Yoda in cortile, là in soffitta. Poi Alexu, Cicu, eh? Cos'è? Lei si chiama Benzinaiu? Giusto per prendere in giro un po' meglio. E lì cosa abbiamo? Il Gattaru del negozio di costumi. E la sua è un pizzeriu. E poi cosa c'è? La stazionu. E lì il McDonald's. Ma smettiamola. Ma diamoci una piantata. Stru. Questi mi stanno facendo lo scherzo e io credo di anche aver afferrato il perché. Secondo me non volevano più stare nella città grande, quella che mi ricordo io, perché non era mica un sogno. Allora mi hanno tipo addormentato, mi hanno stordito. Sicuro mi hanno dato una scazzottata in testa. Mi hanno stordito. Lion! Sto avendo un delirio spirituale, lasciami stare. Scusa, torno dopo. Quindi mi hanno dato una scazzottata in testa, mi hanno stordito e poi...
Mi hanno portato qua nel vecchissimo quartiere. E io so anche perché questi non vogliono più invischiarsi nelle cose criminali. E sono sicuro che se io adesso vado qua dietro, trovo anche che c'è la strada che portava allo stadio dove dovevamo fare il concerto. Vogliono fare il concerto dal rap. Mi ricordo, io sembro pazzo, però... Aspetta un attimo, io qua mi ricordo che c'era una cosa diversa però qua. Perché c'è Baby Yoda gigante... E qua e mi ricordo, mi sembra di ricordare che non è che c'era Baby Lion. Concentrati perché sembri scemo. Però io mi ricordo che qui c'era un'altra cosa, no? Questo Baby Yoda. È strana questa cosa, però. Però sono confidente. Perché io sono sicuro di me stesso. E se c'è qualcuno che mi sta osservando e dice: ah, è scemo e ride, farà meglio a venire fuori. Perché io non sono mica lo zimbello, eh. E chi è quello lì? Chi è quel signore stravagante lì? Si chiamerà sicuramente con un nome che finisce in U. Perché qua sembra la moda. Adesso li frego io, li frego. Faccio la cosa scaltra. Faccio finta di stare al gioco. E poi quando meno se lo aspettano, gli faccio pagare tutte, gli faccio scontare tutte. Mi hanno preso in giro, hanno approfittato di tutti i miei punti deboli. Il fatto che mi piacciono gli alieni, il fatto che Baby Yoda mi piace moltissimo, il fatto che odio Alex U. E anche Alex senza U. Mi stanno tutti sulle palle. Anna, sono tornato a casa. Tornato, ho pronto il tè, vieni. Sì, sono tornato. Dov'è il tè? Qua dentro. Qua, in cucina, qua. Quanto tè dobbiamo bere? Che l'abbiamo bevuto prima da Ciku. Ma tu mi hai detto vai a casa e fatti il tè. Ma fatelo per te, mica per me. Io non lo bevo più il tè, vabbè, che mi fa male. Io non ho fatto una tazza anche allora, per te, non ho fatto anche un Anna, ambito. Sono arrabbiato, ok? Che è successo? Che è successo? A proposito, perché non sei in prigione? Che è successo? Perché quello lì... Allora, prima di tutto lava la pistola. L'hai convinto? Sì. Cosa? No, l'ho sparato perché era stupido e allora ho detto basta, non si può fare perché non era un poliziotto in gamba e io ero molto più forte di lui, allora ho detto ho sentito delle esplosioni, che è successo? Sì, gli si sono sganciate le granate. Alza la testa, guarda un po', tutto bello, bello, sì, okay, sì, super hai solo giusto un graffetto sotto il mento. È normale, è normale, però ho capito tutto, quindi basta adesso, ok? Che hai capito? Ho capito che è uno scherzo e che mi state prendendo in giro, che non è vero che vi chiamate tutti col nome Inu e che mi avete riportato qua stordendomi in testa. Ma infatti io non mi chiamo mica Annu, mi chiamo Anna. Sei l'unica, perché sarebbe stato troppo strano, e gli altri però sì. Allora smettila, se no ti torturo. Ma guarda che non è vero. Anna? Cosa c'è? Lo so ormai, ho capito, non è possibile. Ma non dire sciocchezze, a parte che io questa gente te l'ho già detto, non la conosco. No, è vero che non li conosci, li conosci, ok? Li conosci, senti, secondo te io conosco una persona che si chiama Stru? No, perché si chiama Stre. Si chiama Stre, lo conosci Stre? Carazzino Mestre. Ma carazzino Mestru? Vabbè. Devo andare da casa. Vuoi venire? No, non venire, perché mi stai sulle palle. Non mi dici la verità. Ma non vuoi venire? Non dici... vieni. Allora io senti, sbatto le porte. Questo matrimonio mi sta già stretto. Ma fan bagno e riapro le porte. Oh, ciao. Ma va a mangiare, va a fan bagno. Non è possibile, non sopporto più nessuno. Questa città fa schifo. E Alex è antipatico. Alex è più antipatico. E cioè, avrà fatto un corso, perché diventare più antipatici di come era prima ci vuole veramente coraggio e sapienza. Violazione di domicilio! Violazione di domicilio! Devo passare di là, volevo fare prima. Stavo scherzando. E beh, da casa mia? Perché si passa così? Lei lo sa bene, perché passa sempre qui. Passa sempre qui, sta sempre qui, accigliato. Non è vero, non è vero, non lo faccio mai. Lo sa un nuovo cellulare? Sì, sto già registrando tutto, non può farmi niente. Se mi tocca la denuncio. Ma che l'ha comprato da un certo Gattaru? Lì nel. Sì, me l'ha venduto caro questo. È l'ultimo modello, ultimissimo. Lo sa che io c'ho sempre un. So installare un gioco per il cellulare bellissimo, lo vuole? Che gioco è? Si chiama Clash of Royale Clan. No, vabbè. Port. Dammi il gioco immediatamente. Ok, ecco qui, perfetto. Tic, tic, tic. Ok, installato alla grande. Mi ridi al cellulare? Cosa devo ridare, scusi? Il cellulare. Il cellulare. Il cellulare. Cos'è il cellulare? Il cellulare. Ma è quello che gliel'ho dato adesso. Il cellulare, cioè il cellulare. Tutta una parola unita, il cellulare. Il telefono allora. Il telefono, ma è un sinonimo di il cellulare. Ma perché ti stanno osservando? Devo andare, scusi, ho un appuntamento. No, sentiamo il telefono, signore. Sì, glielo do dopo, cioè qualsiasi cosa sia. L'ho pagato caro, i miei risparmi. Naturale, naturale, naturale. Oh, vicino, vicino. Cosa è successo? Mi stava guardando, mi ha fatto dei gesti strani. Perché c'avevo un appuntamento io con lui, vuoi venire anche tu?
Cioè, vai, prendi l'appuntamento con lui? Va bene, vai. Beh, guarda che dobbiamo tenercelo buono. Se questa è il nostro centrale operativa di Piselli, bisogna che lui sia d'accordo, è chiaro che se poi chiama la polizia siamo rovinati. Ok, fatti io aspettando. Ciao Pagu, come va? Tutto dai, bene? Dai, vieni solo che ho preparato le bibite. Ah, ok, non puoi venire, mi dispiace, ho detto solo a me. Va bene, fate le mie Piselli secchi, mi vogliono bene. Ah, che bello. Pagu, eccomi. Oh, oh. Ecco, dai, festeggiamo, vieni qua. Cos'hai preparato di buono da mangiare? Qualcosina? Quella bibita, ti piace? Guarda, ho anche questa. Grazie. No, ce l'ho. Grazie. Ok, cos'altro è? Una bella torta al cioccolato. Mamma mia, sei veramente premuroso, Pagu. Ascolta, si dà il caso che io sappia tutto, ho scoperto tutta la verità, quindi sarà meglio che tu fai. Cosa sai? So tutto, Pagu. Bisogna che facciamo saltare fuori la verità qui, Pagu. Anzi, ma io non so nulla. Cosa c'è di strano? Ok. Allora, se non sai nulla, mi permetterò il lusso di strapparti via i baffi, ok? No, per favore, non farlo, no. Pensaci, potrebbe essere una buona cosa. Così riesci a vedere bene, puoi uscire, vedi intorno, riesci a vedere le persone. E allo stesso tempo ti dimostrerò che quei baffi in realtà sono finti, che tu non ce li hai. È vero, prova a strapparli, mi farà male poi. Ok, sei pronto? Strappo, Vai, vai. Aia, oh, basta. Hai visto però? Si sono tolti, erano incollati. Ma adesso sei un'altra persona. E così io ti riconosco, tu sei Paga, non Pagu. È vero? È vero, mi hai scoperto. Che facciamo? Ah-ha! No, per favore, non puntarmi l'arma. Io sono tuo complice ormai. Ascoltami, non diremo niente agli altri. Sapevo che tu eri il più debole. Infatti per questo sono venuto qua e ho provato con te. Rimettiti i baffi, riappiccicateli in faccia. Da bravo, così, bravissimo. Ok, farò finta di nulla, va bene. Finta di niente, sarà il nostro piccolo segreto. Perché adesso questo scherzo tornerà indietro a tutti gli altri. Tutto bene sopra, vicini, tutto bene? Tutto benissimo, piedinu, tranquillo. Va bene, io l'aspetto qui, Sì, accarezza i piselli che crescono più rigogliosi e forti, vabbè, insomma, la pianta, ecco. Bene, Pagu, adesso io e te faremo uno scherzo a tutti gli altri per fargli pagare quello che abbiamo fatto. A tutta la città, sì. E se tu mi tradisci, questo fucile sarà la tua vendetta, è chiaro? No, per favore, non spararmi, non ti tradirò mai. Molto, molto bene.